po' staccati, però il campionato in Serie B comincia a contare da marzo a aprile, insomma. È vero che dobbiamo darci un po' una svegliata, perché bisogna vedere come ci arrivi, però. Sì, però ci sono tanti, ogni anno insegna, insomma, il campionato non si vince a novembre o a dicembre, si vince più in là, come ho detto prima. Adesso però bisogna cominciare a pedalare, perché dobbiamo almeno riagganciarci alle prime 8 posizioni. Senti, che è successo che dopo il vantaggio, dopo il gol, dovesse passare il vantaggio? Mi pare non è più ripartito, anche con l'Ancona, insomma, rimasto sorpreso. Sì, è vero. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, dove potevamo anche forse fare anche il secondo gol. Nel secondo tempo invece, anche per la bravura dello Spezia, sono venuti a pressarci alti e ci hanno messo un po' in difficoltà, senza tirare comunque in porta o facendo tiri da fuori area. Ci siamo abbassati e non siamo riusciti a ripartire. Questo forse è stato l'errore più grande che abbiamo fatto. Quali le cause che non sono? Mi pare che è venuto meno. Ma sì, sicuramente abbiamo. No, certo. Ma non lo so, una serie di. Mancanza di fiato. No, non direi una mancanza di fiato. Direi che, come ho detto prima, secondo me loro sono stati bravi, c'è anche l'avversario, ci hanno attaccato alto e noi forse. Non so se. Paura, non lo so, ma non penso neanche. Sono stati bravi loro e noi non siamo ripartiti, cosa che dovevamo fare. Forse anche errore nostro in difesa, forse dovevamo essere più alti, dovevamo pressarli anche noi, non lo so. Avete analizzato la partita col mister? No, la analizziamo oggi, guarderemo il video e il mister ci dirà dove abbiamo sbagliato. Senti, Valerio, tu non sei il capitano di questa squadra, però sei il contro uno spogliatoio. Tu hai detto qualcosa di personale a Matteo Fedele? No, perché. Non c'è. Ma penso che è bastato solo uno sguardo, non c'è bisogno che di dirgli niente. È un infortunio che è capitato a lui, come è capitato a grandissimi calciatori come Buffon, che è il portiere più forte al mondo, quindi non è successo assolutamente nulla. Senti, chi scrivi a fine gara secondo te sono generosi? Ma sono generosi, ognuno paga il pubblico paga il biglietto e. È giusto che se vogliono fischiare, è giusto che fischiano. Siamo in un momento un po' di difficoltà e penso che tutti quanti ci dobbiamo dare una mano se vogliamo arrivare all'obiettivo. Però giustamente il pubblico paga e ci prendiamo i fischi senza problemi. Ecco, ultima domanda da parte mia. Noi stiamo cercando, noi giornalisti, di analizzare quello che non sta andando in questa squadra. Ci stiamo provando perlomeno. Perché secondo te cosa non sta funzionando? Ti sei dato tutto? Anche in base alla tua esperienza. Ma ci sono tanti motivi. Secondo me siamo arrivati a questo punto perché abbiamo sbagliato partite come Frosinone, come Latina, dove è mancata un po' di cattiveria. Mentre in altre partite, secondo me, siamo stati un po' sfortunati come l'Entella, che crei 30 tiri in porta e non pareggi. Poi alla fine ti trovi in questa posizione e fai un po' fatica, insomma. Però io penso che l'unico modo per uscire da, io non la chiamerei crisi assolutamente, da questi ultimi risultati un po' negativi è lavorare, basta. Le parole contano poco, bisogna lavorare e basta. Valerio, il mister aveva chiesto alla vigilia di questa partita, vuole un Bari con 3 caratteristiche: aggressività, velocità e intensità. Aggressività personalmente l'ho vista per l'arbitrato del primo tempo, si è vista meno nella ripresa e con Antonio a fine gara ha sottolineato anche l'incapacità della squadra di ripartire nonostante lo Spezia prestasse un po' il fianco della ripartenza nel tentativo di recuperare il gol di svantaggio. Allora ti chiedo, questo da che cosa hai preso? Perché parliamo di atteggiamento, lo ha detto Bienzo dopo la partita, lo ha detto anche l'allenatore. L'ha detto soprattutto Moras l'altro giorno, alla vigilia della partita, facendo mea culpa e puntando anche il dito contro tutta la squadra. Insomma, si è preso delle grosse responsabilità parlando di atteggiamento. Allora io ti chiedo di analizzare questo aspetto e soprattutto anche in virtù della vostra età, perché spesso abbiamo ironizzato, no? Sull'età del Bari, una media alta, però al di là di questo è sinonimo di esperienza, anche di qualità per molti di voi. Però
però ci si aspetta delle defiance magari da ragazzi che sono un po' alle prime armi in Serie B, ma da persone molto esperte della categoria e hanno anche un passato importante alle spalle, probabilmente no. Il mister ci ha chiesto quelle tre cose che hai detto te, è vero anche che il mister è arrivato da poco, quindi dobbiamo comunque assimilare le idee del mister. Nel primo tempo secondo me siamo riusciti a fare bene, nel secondo tempo siamo mancati. Oggi analizzeremo gli errori, come hai detto te, abbiamo sbagliato sul fatto che dovevamo ripartire, questo lo sappiamo, però io sono convinto che sono stati bravi anche loro, anche perché a un certo punto hanno messo 4 punte, sono venuti a pressarci alti e abbiamo fatto fatica, però in una partita penso che ci può stare che fai fatica, soprattutto quando incontri una squadra come lo Spezia, che anche loro son portati per andare in Serie A. Per quanto riguarda l'esperienza, io sono convinto che, come ho detto prima, ormai le parole contano poco, tutti quanti dobbiamo prenderci delle responsabilità, come ha fatto Moras, ma penso che ce le stiamo prendendo. Poi i risultati possono venire o non venire, ma io, per quanto mi riguarda, posso dire che tutti quanti stiamo remando dalla stessa parte e daremo il massimo per arrivare agli obiettivi che vogliamo raggiungere, insomma. È un po' una costante questa dei doppi tempi del Bari, cioè una frazione ben giocata, anche a buon ritmo, con una buona velocità, una seconda parte di gara invece che può essere il primo tempo o il secondo, ma l'altro giorno che invece non viene giocata al massimo, no, da parte vostra. Io non voglio ricalcare la domanda, diciamo, della condizione atletica, però l'impressione è che molti di voi abbiano un po' di difficoltà. Brienza lo ha ammesso placidamente l'altro giorno. Ti chiedo se può dipendere dai carichi di lavoro magari di Colantuono, perché avete raddoppiato le sedute di allenamento, o da altri fattori, dagli infortuni da cui siete reduci. Ma i carichi di lavoro del mister Colantuono non penso, perché comunque è arrivato da 5-6 giorni. È vero che abbiamo fatto due doppi, però non è che abbiamo lavorato intensamente, abbiamo lavorato più sul lato tattico. È vero che ci sono tanti giocatori che sono stati fuori, quindi pian piano adesso acquisiranno la forma migliore. Quello che hai detto te è una costante che abbiamo da inizio campionato. Purtroppo quello che ci manca è proprio la continuità, sia di prestazione tra primo e secondo tempo, sia proprio di risultati. Un'ultima domanda, se possibile. Tu c'eri anche l'anno scorso, allora facendo un raffronto dopo 14 partite. L'anno scorso il Bari era terzo e aveva 11 in più rispetto a questa squadra. Ti chiedo, al di là ovviamente insomma, delle cause che stiamo analizzando da un po' di partite, se quel Bari aveva più equilibrio rispetto a questa squadra, come ti spieghi insomma, questo trend sicuramente molto diverso e più negativo? Ma io lo scorso anno sicuramente avevamo più punti, no? Rispetto a quest'anno, però come si diceva non giocavamo un gran calcio. Quest'anno... Però quest'anno, come ho detto prima, quello che ci manca è la continuità, fare quelle due o tre vittorie di fila che poi ti permettono anche di trovare entusiasmo in una piazza così, poi è sicuramente più facile. Ma è meglio avere più punti giocando insomma, peggio o giocare meglio? Ma io, per quanto mi riguarda, io credo molto nel calcio che si gioca a che si gioca, insomma. Però è normale che se hai risultati di punti è meglio, insomma. Le ultime domande, per favore. Ciao Valerio, ma volevo chiederti sul modulo, visto che c'è stato questo passaggio al 4-3-3, con una pedina come Ronizzi davanti alla difesa, tu e Moras siete più protetti di Agevole in questo momento, perché spesso si è visto un Bari che era poco protetto dal 4-4-2. Ma no, ognuno, guarda, secondo me 4-4-2, 4-3-3 non cambia nulla. È vero che Marco sabato ha fatto un'ottima partita e davanti alla difesa comunque una sicurezza, però anche con Mister Stellone quando giocavamo con i due in mezzo al campo eravamo ben protetti, insomma. Invece sulla classifica spesso si dice che questo è un campionato un po' che sembra aspettare il Bari, anche domenica i risultati ci sono stati, insomma, in qualche modo vi agevolano. È vero, detto, parliamo di Carpi, è prematuro parlare di partite importanti, però può essere un segnale di crescita, una svolta attesa, perché sì, qui è mancato quello, è mancato continuità. La svolta ci doveva essere già con lo Spezia, quindi è normale, noi entriamo in campo per giocare, per vincere. È normale che vincere sabato è fondamentale.
Però, come ho detto prima, secondo me non conta tanto la classifica, ma conta ottenere risultati consecutivi, perché poi prendi autostima, prendi fiducia e poi, come ho detto prima, una cassa del genere, secondo me, poi puoi prendere il via, insomma. L'ultima. Ciao Valerio, ho due domande flash. Un tuo bilancio su questa prima settimana con Cantone, con Colantuono, e soprattutto una breve battuta sul CAP, il prossimo avversario. Con mister stiamo lavorando tanto, ci chiede tanto, come giusto che sia, penso che noi stiamo rispondendo bene. Normale che non è facile assimilare tutto quello che vuole in una settimana, però ce la stiamo mettendo tutta. Per quanto riguarda il Carpi, è un'ottima squadra, ha giocatori di qualità come Lasagna, che è forte, Di Claudio, a giocatori importanti che lo scorso anno hanno fatto un campionato di Serie A e si stavano anche salvando, quindi. Ok, grazie a tutti. Valerio, adesso ti faccio sapere per quel collegamento.